iniziale usciva da un pentolone il cui contenuto stava bollendo. «So quello che desideri!» sogghignò la donna spaventosa. «Sei molto audace! Voglio favirti, ma in cambio delle gambe. Voglio la tua voce! Resterai per sempre muta! Sei ancora deciso?» Nauseata, inghiottì la bevanda dall'odore fetido che la strega vedeva. Con atroci sofferenze, la coda di pesce si trasformò in due gambe fusolate. La piccola sirena non riuscì a trattenere un grido di dolore. «Non ridiventerai mai più una sirena! E se non saprai guadagnarti l'amore dall'uomo che ti ha ammaliato? E se mi amerà un'altra donna? Morrai!» «Signore, mio tour è finito. Dovrei andare.» «Italians.» «Prego.» «Niente, niente. Se proprio devi andare, vai, vai, vai. Go, 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 go.» «Ci vediamo domani in stazione.» «Perché? Dobbiamo prendere il treno?» «No.» «E allora perché io dovrei andare in stazione?» «Prendeva la stazione di polizia.» «Words, that's giving me everything.» «Prego.» «Niente, niente, se deve andare, vada, vada, buonanotte.» Grazie signor, buonanotte.» «Italiani.» «Salve signore, tu il cambio è il mio collega.» «Buonasera.» «Cosa posso fare per lei?» «Prego, siediti.» «Sai leggere?» «Certo, ovviamente.» «Bene, prendi quel libro, leggi ad alta voce e fai le voci dei personaggi.» Ma questo è un libro di fiabe per dormire.» «E chi ha parlato di dormire?» Dica, Piso, riferisco. No, niente. Come niente? No, è che c'è stato un altro omicidio del favolista. E mi dice niente, è la settima vittima di questo serial killer. Io ho spiegato, è un intercalare. Un intercalare. Lei si carica quello che vuole, ma non mi sminuisca la situazione. Vabbè, vabbè, però lei non alzi la voce con me. Guardi che io ho un contratto, ho dei diritti come lavoratori e sono iscritto anche al sindacato. Piso, non divaghiamo, mi racconti tutto dall'inizio. Dall'inizio? Dall'inizio. Stamattina mi sono svegliato, ho guardato la sveglia, erano le 6. E siccome mi sono svegliato un'ora prima, non è capita di svegliarsi prima che si deve svegliare? A me sì. E quindi ero troppo contento che mi sono alzato, svegliato un'ora prima. E cosa ho fatto? Mi sono riaddormentato. Piso, ma cosa sta dicendo? Sto parlando dall'inizio. Dall'inizio del caso, Piso. Ah, sì. Stia calmo. Allora, hanno trovato una ragazza morta. Morta come? Non respirava. Sì, ma come è stata uccisa? Le hanno tagliato prima la lingua e poi le gambe. E perché lei pensa sia omicidio del favolista? È perché al posto delle gambe le hanno messo una coda di pesce spada. Sempre. La sirenetta. A me non mi sono mai piaciuti questi film di Disney. Ma guardi che si ispira alle favole, mica... Bene, ma andate sul posto Blow e Joe. Veramente, commissario, c'è solo Blow. Come solo Blow? E che fine ha fatto Joe? Blow. Football maker, you take her from me?
are you staring at me? What do you offer me? No. I thought you were my friend. Fuck off, blow, you suck. Oh. Oh! Ma quanto tempo è così? Almeno 2 ore. Ma cosa gli era però? Un ciaccone. Si vede che non è leggendario. Ma se non l'ha nemmeno toccato. Lo avete ammirato in come fare un buco nell'acqua. Lo avete osannato in come mangiare cibo pesante. Ma oggi vi commuoverete guardando la sua nuova impresa, perché lui è... l'uomo più debole del mondo. Eccoci ancora una volta riuniti in questa nuova puntata dell'uomo più debole del mondo. Ecco che arrivano gli assistenti, questa volta nuova sfida, sempre grissino per lui, ma ecco arriva un extra. La scatoletta di tonno che egli dovrà spezzare con un grissino. Grande sfida. Ricordiamo Gino e Fabrizio, molto famosi. Ecco che arriva lui, l'uomo della serata. Un uomo che ricordiamo è stato operato più e più volte alla mano. Alcuni acquistano questo tonno per altri motivi, ma qualcuno lo acquista solamente per queste competizioni. 3, 2, 1. Ecco che l'arbitro fischia ancora una volta. La tensione è palpabile. Ma lui ha il grissino, è contro il tonno, chissà chi vince. È incredibile, ancora una volta vince il grissino, alla meglio sull'uomo. E ricordiamo ancora una volta che non è la vittoria a dare lustro a queste competizioni. Ci dispiace tanto, ma stasera si chiude qui la competizione. Anche questa sera ci ha regalato delle forti emozioni. Torneremo molto molto presto con l'uomo più debole del mondo. Continuate assolutamente a seguirci. Quale sarà la prossima impresa de... l'uomo più debole del mondo? Continuate a seguirci. You suck. Sì, domani? Serata drag. Sì? Che cosa trascinate? Credo proprio che questa serata non si farà. Come non si farà? Questa donna è morta ammazzata 2 settimane fa. Sai che stai confondendo tra vestito, eh? Questa è venuta stamattina a portare i volantini. Cosa? Mi prendi in giro? No, giuro, l'aveva vista anche Caterina. Sì, sì, certo. Accidenti, devo cercare subito Giove. E la birra, la finisci? Dannazione, non ho mai sprecato una birra in vita mia e non inizierò proprio adesso. Io vado a letto. Ciao George. Ecco a te, il resto è mangia. Ciao bellezza. Ciao George. Commissario Carboni. Ma non mi vede con la webcam? Sì. E allora che bisogno ha di chiedermi se sono io? E che ne so io con tutti questi hacker che ci sono in giro? È vero, commissario? A me una volta uno mi ha rubato le foto private e le ha messe su Rotten. Per carità. Non ci crederete mai. Cosa c'è lì? Cosa dovremmo credere, agente Blu? Faccia vedere. Aspetti che punto la webcam.
No, Pis, per carità, non me lo faccia vedere, no, no, no! Scusi, la vicino alla foto, la porto sulla foto. Ma questa è Greta. Già, e a quanto pare è ancora viva. Cazzo, questa la dovete sentire. Cosa dovremmo sentire, agente Joe? No, niente, è che è finita la carta igienica in bagno e mi sono dovuto pulire con questa. Ma sono cambiata poco fa! Where have you been? Really? I don't know. I was scared. And I was scared without you. Agente Blow, non perdiamo tempo con le lezioni di inglese. Qui il tempo sta trascorrendo così. Il obitorio è pieno di cadaveri. Dunque, la signorina Greta pare sia sopravvissuta all'esplosione. Ma voi cosa pensate di fare? Mi pare ovvio. Potremmo farle fare da esca. Fare che cosa? Esca, Pisu. Ma dove va, Pisu? Dove va? E mi ha detto di uscire. Esca come verme, Pisu, come verme. Ma devo strisciare come il verme. Pisu, si sieda, per favore, si sieda. Blow e Job, spiegatevi meglio. Possiamo tendere una trappola al favolista. Lui non sa che Greta è ancora viva, ma quando lo saprà, capirà di aver commesso un errore. E cercherà di porvi rimedio. E cioè? E cioè, cercherà di uscire dall'arma un'altra volta. E comunque, se vuole, Greta può sporgere querela. Facciamo un'ordinanza restrittiva. Pisu, un'ordinanza restrittiva contro un serial killer? Ma mi faccia il favore! Dica. Santa pazienza. Agente Blow, tutto molto bello, molto interessante, ma qual è il vostro piano? Dobbiamo tendere una trappola al favolista. Ma come? Oh, e tu cosa vuoi? Cosa ci fai qua? Non facevi il fotografo? Vabbè, la scientifica non c'era più nessuno, voi eravate tutti qua e... E anche dall'obitorio mi hanno mandato via. Insomma, dobbiamo entrare nella mente del serial killer e capire come muoverci. Dobbiamo ragionare come lui. Già, per prendere un uomo del genere servirebbe una persona altrettanto spietata. Forse ho la persona che fa il caso nostro. Gatta, il commissario ha chiesto di te. Someone leave for love, bad love can only hurt.